la bellissima ballerina nonché bravissima conduttrice televisiva del programma Rivelo, Lorella Boccia, è di una sensualità unica in ogni sua foto. Ed anche qualche ora fa ha voluto mettere in evidenza il suo corpo con uno straordinario scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. E per l'ennesima volta i suoi fan hanno rischiato un malore, visto che tutti hanno posto l'attenzione in particolare su un dettaglio che ha scatenato le fantasie di ogni genere da parte degli utenti. Inoltre, nella didascalia si è rivolta direttamente nei confronti del marito Niccolò Presta. Ed è anche arrivato un commento dell'uomo. Sono stati innumerevoli i mi piace e i commenti postati dai follower, che sperano di vedere altre foto simili anche in futuro. La presentatrice del daytime di Amici di Maria De Filippi ha colpito nel segno. Davvero difficile trovare una ragazza come lei, che riesce a manifestare tutta la sua bellezza senza essere praticamente mai volgare. Nell'istantanea si è immortalata con addosso uno spettacolare mini baby doll completamente bianco. E la camicia da notte è a dir poco scollata, visto che tutti hanno potuto intravedere il suo splendido ed esplosivo décolleté, oltre che un meraviglioso sorriso. Come detto prima, nella didascalia ha taggato il coniuge. Dimmi la verità Niccolò Presta, preferisci il pigiama in tile, vero? E voi come state trascorrendo queste giornate a casa? E la sua dolce metà ha risposto in maniera ironica. Lui ha dunque detto, vai lì, maschera antirughe e bigodini. Trasandata is the new sexy girl. Il suo scatto è stato inondato da oltre 38.300 like e da una marea di messaggi. Eccone alcuni. Una donna, una statua, bellezza divina, sei bellissima, sei puro spettacolo, sei sempre molto bella e sensuale, grande bellezza, qui c'è arte. Altri hanno commentato ancora, il tuo pigiama è veramente bello, adoro il tuo sorriso, sei fantastica, unica. La sexy Lorella si è unita in matrimonio con Presta nel giugno 2019. Prima di iniziare la relazione sentimentale con lui, la giovane originaria di Torre Annunziata, un comune in provincia di Napoli, aveva avuto una storia d'amore con il coreografo Bruno Centola. Lei e Niccolò vivono insieme nella capitale Roma. In passato finirono purtroppo agli onori della cronaca nera per essere stati aggrediti e rapinati.